grazie di essere qua a quest'ora, in queste giornate di ripresa per chi c'è, visto che appunto, come dicevamo prima, abbiamo tutti molto da fare, molto a cui pensare, è un periodo nuovo per tutti, con un sacco di impegni, un sacco di preoccupazioni. Però insomma, andiamo avanti, facciamo un po', cerchiamo di darci coraggio a vicenda e cerchiamo di formarci su quello che ci piace, quindi sulla nostra professione e quindi fondamentalmente oggi parleremo di chirurgia, mio particolare amore insieme alla odontoiatria estetica. Allora, oggi facciamo una chiacchierata un po' strana perché ho visto in questi mesi di reclusione forzata, anch'io ho partecipato, come redattore, ho partecipato a molti webinar come studente, diciamo così, e mi sono reso conto che c'è un po' sulla chirurgia guidata si dice un po' di tutto. Ormai è molto sdoganata, redattore di fama immensa, non internazionale. La usano quotidianamente ormai e quindi questo mi ha molto confortato, però c'è ancora una fetta incredibilmente di colleghi che sono molto scettici sulla chirurgia guidata. E allora ho pensato di fare questo primo modulo, poi probabilmente adesso questo non lo sa nessuno, di cui adesso ne seguirà un secondo sulla parte clinica. Oggi faremo una sorta di revisione della letteratura, cioè non quello che dice il dottor Marchesi, non quello che dice il dottor Mario o la dottoressa Alessandra, ma quello che ci dice la letteratura. E ho cercato di estrapolare degli articoli sostanziosi, insomma, non il case report, come vedrete. Quindi parleremo fondamentalmente dei limiti e dei vantaggi della chirurgia guidata implantare. Cosa succede oggi nei nostri studi? Il paziente, o meglio, cosa succedeva fino a ieri? Ieri ho fatto i primi impianti dopo 2 mesi e mezzo e per fortuna non ho perso troppo la mano. Però cosa succedeva e cosa succederà, speriamo, a breve, risuccederà quotidianamente nei nostri studi? Che il paziente implantare arriva. Noi lo sottoponiamo ovviamente a una indagine radiologica, se vi è la possibilità in studio, se no fuori dallo studio, gli faremo fare una radiografia tridimensionale, possibilmente ovviamente una combine, e quindi dalla combine avrò in mano un file TICOM, poi prenderò un'impronta al mio paziente, che posso prendere un'impronta analogica e poi darla al tecnico, il quale mi ricaverà un'impronta in formato digitale scannerizzando i modelli e ho l'impronta e quindi avrò in mano un file STL, oppure avrò il mio scanner intraorale e quindi prenderò direttamente in studio l'impronta del paziente e avrò subito il file STL. Quindi andrò a matchare il file del 3D radiografico DICOM con il file dell'impronta con lo scanner intraorale o con la scannerizzazione fatta dal mio odontotecnico, quindi col file STL li matcherò su un software, che sarà un software di implantare, quindi di pianificazione implantare. E lì potrò con il mio software andare a programmare il mio intervento. Una volta programmato il mio intervento in virtuale, farò stampare la mia guida chirurgica e sarò pronto a fare la mia chirurgia, che sarà la replicazione della chirurgia virtuale che io ho fatto sul mio software. Quindi ci sono però, come dicevo prima, due fazioni, una pro e una contro. Vediamo perché sì e perché no. Perché sì? Ci sono innanzitutto delle cose che non sono controvertibili, incontrovertibili. Quindi, perché sì? Perché sì? Perché io posso andare a pianificare virtualmente il mio intervento, quindi posso predeterminare su un software la posizione implantare, quindi sapere che anche banalmente che tipo di impianto usare, come diametro, come lunghezza,
perché posso avere consapevolezza maggiore dei volumi ossei a mia disposizione, perché posso con tutti i software di pianificazione implantare, posso anche andare a programmarmi una chirurgia implantare protesicamente guidata andando a matchare sul file DAI come il file STL della progettazione protesica che ho fatto prima ancora di inserire gli impianti e quindi avrò un inserimento proteticamente guidato, avrò una riduzione sicuramente dei tempi dei miei interventi perché lo studio lo faccio prima, quando arrivo in bocca al paziente so già cosa andrò a fare e soprattutto avrò una DIMA che mi farà fare quello che ho studiato prima. Altro vantaggio è che la chirurgia guidata è un vantaggio banalmente di marketing, ovviamente sarà molto più appeal, crea molto più appeal col paziente andare a presentare un piano di trattamento su un software, quindi su uno schermo di computer, facendogli vedere la sua RX matchata al file STL con gli impianti posizionati virtualmente, piuttosto che avere in mano due modelli in gesso con una ceratura fatta dal tecnico. E chi è per il sì dice anche che sicuramente la chirurgia guidata ha una maggiore accuratezza rispetto a quella a mano libera. E un'altra cosa che dice chi è per il sì è che il paziente ha un minor discomfort post-operatorio. Ma vedete che queste due ultime voci lampeggiano, perché mentre sulle prime sono tutti d'accordo, su queste ultime due non tutti sono d'accordo. Il fronte del no non è d'accordo. Perché no invece la chirurgia guidata? Perché costa di più, questo è un dato di fatto, devo comprarmi il software, devo comprarmi la DIMA, farmi o comunque comprarmi la stampante 3D per farmi la DIMA, o comunque farmi fare una DIMA che ha un costo, le boccole, eccetera. Ho dei limiti per quanto riguarda i tessuti molli, quello sicuramente sì, è difficile a volte andare a capire, ad esempio, banalmente se ho a disposizione mucosa cheratinizzata a sufficienza per fare la chirurgia guidata, ad esempio con carico immediato, quindi senza possibilità di reintervenire con un second stage surgery, perché a volte ho delle limitazioni anatomiche e incontrovertibile è il fatto di quanto apre il paziente. Io ho lo spessore, la DIMA ha uno spessore, le frese che uso per fare la chirurgia guidata sono ancora più lunghe e quindi in alcuni settori, specialmente nel settore posteriore, ovviamente se il paziente apre poco, io non ho lo spazio per accedervi con la DIMA e le frese lunghe. Quindi a volte la chirurgia guidata non si può fare. Questo dobbiamo ricordarci perché è una cosa che si dimentica più spesso. Quindi arriviamo all'intervento e non riusciamo a farlo. Quindi dovrò fare una prova prima dell'apertura del grado di apertura del paziente. Un'altra limitazione anatomica può essere quei casi in cui non ho abbastanza volume osseo, ma qui è tutto abbastanza discutibile, nel senso che io posso anche programmare una chirurgia protesicamente guidata in cui alcune spire dell'impianto per dire so già che risulteranno esposte e quindi andrò poi a coprire con una GDR per ad esempio questa esposizione. Perché no? Chi è per il fronte del no dice che è meno accurata della chirurgia a mano libera. Dice che c'è un successo implantare inferiore rispetto all'end-free surgery e un'altra critica che si porta alla chirurgia guidata è che le dime chirurgiche non siano sterilizzabili. E quindi io arrivo in bocca al paziente per fare il mio intervento implantare tutto sterile con la dima che non è sterile. Andiamo ad analizzare queste ultime voci, partendo dall'accuratezza. L'accuratezza, questo discorso l'ho diviso in tre parti, per il singolo dente, per le denturie parziali o per le denturie totali. Per il singolo dente vi propongo subito uno studio randomizzato controllato su 52 pazienti, 60 impianti singoli, e sono state
fatte delle sovrapposizioni tra lo studio preimplantare su software e, una volta posizionati gli impianti, con gli impianti sulla CBCT una volta inseriti. E si sono studiate 9 deviazioni e si è visto che c'è assolutamente una maggior accuratezza, una maggior replicazione del progetto implantare preoperatorio con la chirurgia guidata rispetto alla chirurgia tradizionale a mano libera. Ma vediamo una review un po' più lunga in cui sono stati studiati 1027 articoli in cui sono state valutate tantissime cose, ma noi adesso stiamo analizzando il discorso dell'accuratezza, e questa grande review, vedete, sono tutti articoli, questo è il più vecchio che vi ho inserito, il 2016, sono tutti articoli 2019, quindi molto molto recenti. In questo articolo ci dice che c'è decisamente più grande accuratezza nel posizionamento implantare quando si usa la chirurgia guidata, almeno per la monoedentulia. Questo studio ci dice anche un'altra cosa interessante a proposito dei costi, perché ci dice sì, ci sono dei costi sicuramente addizionali, ma vanno comunque analizzati in termini di problemi post-operatori, che sono sicuramente minori nel paziente implantare con chirurgia guidata, sottoposto a chirurgia guidata, rispetto a quello a mano libera. Quindi presumibilmente avrò meno rischi di rivedere il mio paziente per delle complicazioni post-operatorie con la chirurgia guidata, e quindi lì si abbassano i costi, oltre ad avere un costo alla poltrona durante l'intervento più basso, perché ci impiego di meno con la chirurgia guidata. Perché? Non è che ci impiego di meno con la chirurgia guidata perché il lavoro lo faccio prima, la pianificazione la faccio prima, quindi il tempo totale è lo stesso, ok, rispetto alla chirurgia tradizionale, però la chirurgia, per quanto riguarda la chirurgia alla poltrona, si riduce molto il tempo. E nell'edentulismo parziale è ancora così accurato? Vediamo un po'. Ho preso questo articolo in cui sono state analizzate le deviazioni dell'impianto all'apice, alla spalla e l'inclinazione implantare rispetto sempre alla progettazione pre-implantare. E si è visto che sicuramente è molto più precisa rispetto alla chirurgia manolinea libera la chirurgia guidata. Gli autori però raccomandano, in base al fatto che è stata evidenziata una deviazione statisticamente significativa apicale, di mantenere un margine di sicurezza. Cosa vuol dire? Quando voi, non so se avete esperienza o avete già giocato con un software implantare, vedrete che quando voi disegnate e mettete il vostro impianto, questo impianto è circondato da un rettangolo, che è il famoso margine di sicurezza. Normalmente il margine di sicurezza, tutte le case lo prendono per massimo, che è di 2 mm, che è un'esagerazione ovviamente, però il margine di sicurezza è presente di solito visivamente, graficamente, su tutti i software. E questi autori suggeriscono anche di fare comunque una verifica intrachirurgica, una verifica clinica e o radiologica mentre facciamo la chirurgia guidata, cosa spesso molto molto più facile a dirsi che a farsi, cioè molto difficile da fare, molto scomoda da fare. E nell'edentulismo totale uno dice vabbè, il monoimpianto ci può stare, l'edentulia parziale ci può stare, nell'edentulia totale ma vediamo un po'. L'edentulia totale in realtà è la cosa ideale, sono i casi ideali per la chirurgia guidata, perché io non ho riferimenti, giusto? Quindi io apro un'arcata, non ho riferimenti di nessun tipo anatomici, ho una cresta completamente edentula, quindi o ho una dima analogica che mi dia comunque
una minima indicazione su dove devo andare a mettere l'impianto rispetto alla protesi, su dove sono rispetto a delle strutture anatomiche come può essere il nail nell'alveolare inferiore o le emergenze dello stesso nail. Insomma, devo non brancolo più nel buio, non devo andare assolutamente ad ogni costo a vedere dove sono queste strutture anatomiche importanti. E infatti, questa vediamo questa prima review sulla edentulia mascellare, in cui gli autori concordano nel dire che è assolutamente predicibile l'archeologia guidata in mascella, con un minor discomfort per quanto riguarda il post-op dei pazienti, perché ovviamente non vado a aprire un lembo, quindi un'intera arcata, non espongo l'osso per un'intera arcata, e l'unico svantaggio sempre avrò un aumento dei costi, perché c'è il costo della diga. Un altro articolo su 16 pazienti in cui sono stati sottoposti a 26 impianti, sono state analizzate le deviazioni nel punto di entrata, le deviazioni all'apice, la deviazione angolare e la profondità di inserimento implantare. E gli autori concordano nel dire che c'è una grande accuratezza e che è consigliata la chirurgia guidata, evidentemente, soprattutto nei casi avanzati, per i motivi che dicevamo prima. E poi, sfogliando un po' appunto gli articoli, trovo questo, e che mi dice: 10 pazienti edentulia totale mascellare, 8 pazienti edentulia totale mandibolare, 115 impianti, 81 in mascella e 34 in mandibola. E si è visto che non ci sono differenze statisticamente significative tra mascella e mandibola, ma gli autori rilevano una grande deviazione all'apice di tutti gli impianti, specialmente nei settori più posteriori. E dice: caro, abbiamo letto fino adesso che va tutto bene, come mai questi ci dicono, su uno studio comunque relativamente importante, quindi 115 impianti, però relativamente importante, uno studio di corte, come mai? Allora, andando a leggere bene, leggo questo, che non è stato utilizzato come file DAI, come un file derivante da un'acquisizione di una combine, bensì da una CT, quindi da una dental scan. E noi sappiamo che la dental scan non ha l'accuratezza della combine. La dental scan ha, invece che il foxel cubico, ce l'ha rettangolare, il famoso foxel, brick foxel, e quindi è molto meno precisa. Quindi probabilmente questa deviazione apicale non è dovuta alla chirurgia guidata in sé, ma all'acquisizione dell'indagine radiografica, quindi l'aver usato la CT invece della combine. Allora andiamo avanti, cerchiamo qualcos'altro e vediamo una cosa molto interessante da tenere presente quando si fa chirurgia guidata. Questa, cioè, se io opero un paziente completamente edentulo con già l'arcata guarita, perfetto, non c'è problema. Se io invece opero un paziente con un'arcata con denti senza speranza, quindi faccio dei post estrattivi, ho dei problemi. Questo è l'unico caso di chirurgia guidata in cui bisogna stare un attimino più attenti, in cui il safety margin diventa più importante. Perché? Perché in questi casi di post estrattivi, in arcate edentule complete, può creare una maggiore deviazione non nel punto di inserimento della fresa, eccetera, ma nella deviazione angolare apicale. Quindi questo va tenuto bene in considerazione. Quindi abbiamo visto che fondamentalmente, fino adesso, l'accuratezza c'è sia nel mono che nella parziale che nella totale edentulia, ovviamente. E cos'è che può influire sulla chirurgia guidata? Sulla chirurgia guidata può influire il tipo di impianto che uso? Andiamo a vedere. Ho trovato questo articolo e
uno studio in vitro di 90 impianti, 90 impianti divisi 30-30-30, soft tissue level, bone level e bone level tapered, e si è visto che in vitro, attenzione, l'accuratezza è decisamente più elevata per quanto riguarda gli impianti conici. Quindi se devo scegliere un impianto per fare chirurgia guidata, sceglierò un impianto conico. Qua abbiamo fondamentalmente la stessa cosa, e un'altra variabile che è assolutamente da tenere in considerazione e purtroppo difficilmente valutabile dal clinico è quella che non tutti i tipi di impianti, quindi se io rimango nel conico, posso avere delle differenze sull'accuratezza, quindi sulla precisione della mia chirurgia guidata, anche mantenendo sempre lo stesso macro design, quindi conico, ma mi cambia da casa a casa. Questo può essere dovuto a tante cose, quindi al micro design, al tipo di impianto, al tipo di componentistica, quindi purtroppo è un dato che vi do, ma sul quale non ho grandi risposte sul perché, non so darvi, però anche il tipo, proprio la marca di impianto che noi andiamo a scegliere viene ad essere importante. L'apertura del lembo ovviamente vediamo, può incidere o non incidere. Allora, trovo questo articolo in cui mi si dice che se io faccio l'open flap, se io apro un lembo e poi faccio la chirurgia guidata, riesco a essere più preciso. Allora io ho ragione e dico, cavolo, ma se io apro un lembo e ci appoggio sopra la mia digma, sarò più preciso o sarò meno preciso? In linea di massima sarò meno preciso, invece che se io non vado ad aprire un lembo, ovviamente ho la mia gengiva, il mio tessuto molle conservato sopra la dima, e quindi io so che andrò a bucare lì, non avrò dei rischi di dislocamento della dima. Quindi non capivo perché, poi andando a leggere tutto l'articolo, finalmente ho capito perché. Perché questi autori dicono, non parlavano di chirurgia guidata dall'inizio alla fine, compreso l'inserimento implantare in guidata, cioè sia l'ultima parte, ma di semiguidata. Cosa vuol dire la semiguidata? Cioè loro facevano l'osteotomia implantare con le frese attraverso la dima, e una volta che erano pronte a inserire l'impianto, quindi l'osteotomia era finita, era completata, toglievano la dima e inserivano l'impianto a mano. In questo modo dicono di avere ovviamente un maggior controllo sulla profondità di inserimento dell'impianto. Grazie, lo vedi, ovviamente è molto più facile rispetto a non aver aperto il lembo e quindi andare a inserire l'impianto attraverso la mucosa senza sapere bene dove fermarsi. Quindi nella semiguidata noi la semiguidata non la prendiamo neanche in considerazione, tranne rarissimi casi. Quindi anche questo in realtà è un'ulteriore conferma di quanto la guidata completa, quindi dall'inizio alla fine, compreso l'inserimento dell'implantare, sia molto più affidabile di qualsiasi altra tecnica. E qual è il supporto della dima ideale? Cioè io come riesco a stabilizzare meglio la dima per rispettare al meglio e con la maggiore accuratezza possibile il mio progetto pre-implantare? Allora, abbiamo tre tipi di appoggio per la dima, che sono un appoggio dentale, un appoggio mucoso, o comunque dentale mucoso, e un appoggio osseo. Il migliore, facendola breve, è l'appoggio dentale. Perché? Perché avrò gli altri i denti presenti in bocca che vengono la dima, e quindi avrò la dima in una posizione certa. Come secondo
arriva l'appoggio mucoso e come ultimo arriva l'appoggio osseo. L'appoggio osseo è assolutamente da evitare perché è quello che mi dà decisamente maggiori deviazioni. Perché? Perché è più indaginoso, perché devo aprire un lembo, devo fissare la dima all'osso, insomma diventa abbastanza complesso. Ma all'interno della categoria, diciamo, appoggio dentale, ci sono delle differenze? Ci sono delle differenze ben evidenti. Cioè io devo, per avere il massimo della precisione, devo avere un appoggio della mia dima su quattro denti. Da quattro denti in su non migliora la mia accuratezza finale, però devo avere almeno quattro denti. Da quattro denti in giù la mia accuratezza peggiora e quindi mi devo anche trasferire possibilmente sulla mucosa, quindi meno di quattro denti devo cercare anche un appoggio mucoso. E quali denti migliorano la mia precisione? I denti posteriori, quindi premolare e molare. Quindi l'ideale sarebbe sempre avere un appoggio di almeno quattro denti che siano quattro molari e quattro premolari. Anche in questo studio si prende in considerazione quello che dicevamo prima, cioè il fatto che nei post estrattivi possa avere facilmente delle deviazioni più alte. Quindi sui post estrattivi devo stare molto più attento con la chirurgia guidata. Quindi, numero, posizione dei denti influenzano l'accuratezza di quella che comunque è la migliore dima possibile, che è quella d'appoggio dentale. Vediamo in questo articolo, si analizza invece quell'appoggio mucoso e ovviamente per avere un appoggio mucoso stabile devo fare una fissazione attraverso delle viti di fissaggio all'osso della mia dima, perché sennò la dima solo sulla mucosa tende a dislocarsi facilmente. Quindi io appoggio la dima, la fisso con delle viti di fissaggio e la mia dima è ferma appoggiata sulla mucosa. Prima vi ho parlato e insistito su quello studio dei tre tipi di macro design degli impianti. Dicevo che era uno studio in vitro. Gli studi in vitro sono quelli che hanno maggior precisione, perché ovviamente quando poi noi trasferiamo il tutto in bocca con muscoli, lingua, guance, saliva, sangue, tutto quello che volete, la situazione diventa un pochettino più complessa. Quindi finché lavoro fuori dalla bocca è tutto molto più facile. Okay? Per quanto riguarda invece la sterilizzazione della dima, allora, la sterilizzazione della dima, ovviamente l'ideale sarebbe che si venga fatta con raggi gamma, quindi dalle strutture esterne, non possiamo andare in studio. Però c'è questo studio incoraggiante su 27 guide chirurgiche. Cosa hanno fatto? Hanno preso le dime, le hanno prodotte, le hanno scannerizzate con uno scanner e poi le hanno sterilizzate. Le hanno sterilizzate a 121 gradi con le nostre normali sterilizzatrici e le hanno riscannerizzate e hanno visto che non c'era una significativa differenza tra le misurazioni del prima e del dopo. Adesso vediamo se possiamo affidarci al fully digital workflow, cioè al workflow completamente digitale. È affidabile fare il tutto in ambiente digitale, quindi dalla scannerizzazione in bocca e non fuori dalla bocca dei modelli, ma direttamente in bocca con degli scanner intraorali, alla progettazione, alla fabbricazione della dima, quindi in-house? Vediamo un po'. Sicuramente, ve lo anticipo, è molto difficile fare questo quando si ha un'arcata completamente edentula. Perché? Perché i nostri scanner sono ancora un po' deficitari sotto questo fronte, quindi sulla scannerizzazione di un'arcata edentula. Quindi rimaniamo
in edentulie parziali, che siano singole, che siano più di un dente mancante, ma in edentulie parziali. C'è questo studio di coorte su 66 pazienti, 145 impianti, ci dicono che il full digital ortho va benissimo, non ha nessun problema. Anche questo studio, in cui sono stati invece presi due gruppi, uno completamente digitale per 28 impianti, 10 pazienti, l'altro quindi con la scannerizzazione extraorale dei modelli del paziente, 10 pazienti sempre, ma 29 impianti. E si è visto che non c'è una differenza tra i due gruppi, quindi vuol dire che va bene, anche se avete il vostro scanner, fare tutto da voi in house. Per quanto riguarda il dolore post-operatorio, ovviamente io con la chirurgia guidata apperò meno lembi e quindi avrò meno discomfort, giusto? Mi sembra un ragionamento molto, molto facile da comprendere. Eppure vado a sfogliare un po' la letteratura e trovo questo articolo. E questo articolo che mi dice che non c'è differenza, un randomizzato controllato, che non c'è differenza tra i due gruppi, cioè quello sottoposto a chirurgia guidata e quello sottoposto a chirurgia freehand. Ma com'è possibile, dico io. E poi anche qua, andando a leggere bene, in realtà si vede che anche la chirurgia guidata era stata fatta aprendo un lembo, quindi questo ve l'ho messo per farvi una risata da dentisti per quanto possibile, però insomma non c'è nessun dubbio sul fatto che la chirurgia, meno si apre il lembo, meno ho discomfort post-operatorio e quindi sono tranquillo. E sul successo implantare, non sulla sopravvivenza, sul successo implantare, molti dicono, c'è questa teoria diffusa, questo vociferio diffuso per cui con la chirurgia guidata mi arriva meno acqua sulle frese e quindi poi ho dei riassorbimenti ossidi importanti. Andiamo a vedere se è così. Vediamo questo studio randomizzato controllato su 314 impianti, quindi un numero abbastanza cospicuo, ma soprattutto con un follow-up interessante per una tecnica relativamente nuova, che è un follow-up di 3 anni. E sono state analizzate la perdita ossea per implantare, il sanguinamento, la formazione di tasche per implantare, l'indice di Plaque. Si è visto che tra i due gruppi, cioè il gruppo operato a mano libera e il gruppo operato con la chirurgia guidata, non ci sono significative differenze in termini statistici. Quindi mi sento di dire che non abbiamo grossi problemi. Un altro studio che include 18 pubblicazioni, una review che include 18 pubblicazioni per 2.675 impianti, ci dice la stessa cosa. Quindi non abbiamo questa diceria è assolutamente smentita dalla letteratura, oltre dall'esperienza clinica per chi ovviamente ce l'ha. Un altro articolo, sempre una revisione su 37 articoli, insomma, ci dice tutti che non ci sono differenze nell'outcome implantare a lunga distanza. E la stampante può influire la precisione della mia dima? Questa è una domanda che mi frulla in testa da un po' e che in realtà alla quale non sono però riuscito a dare una risposta definitiva. Nel senso che appunto ho trovato questo articolo in cui vengono fondamentalmente analizzate delle dime costruite in-house, quindi con delle stampanti che possiamo avere in studio, con delle dime costruite dalle ditte implantari, quelle che si mandano e fanno tutto loro, normalmente molti all'estero, poi tornano e quindi dovrebbero avere un grado di accuratezza nella mia testa migliore. In realtà questo articolo ci dice che hanno confrontato, hanno fatto fare la dima doppia sia in house che esterna per gli stessi casi e non c'è stata nessuna differenza.
In realtà poi alla fine gli autori dicono che comunque bisognerebbe fare ulteriori studi in questo senso. Quindi le conclusioni quali sono? Le conclusioni sono queste. Il riassunto di tutta questa chiacchierata viene ad essere questo. La chirurgia guidata può essere fatta in qualsiasi caso. L'unico caso in cui bisogna prestare attenzione sono gli impianti post-estrattivi, perché possiamo avere una maggiore deviazione angolare, quindi dell'impianto a livello apicale. Quindi lì bisogna ben considerare il famoso rettangolino attorno all'impianto che è il margine di sicurezza. Quale supporto per la nostra guida? L'abbiamo detto, il migliore è quello dentale e il numero e la posizione dei denti a cui mi vado a appoggiare influenzano comunque l'accuratezza, quindi ricordiamoci almeno 4 denti nei settori posteriori possibilmente, seguito dall'appoggio dentale più preciso risulta quello mucoso, che è il migliore in caso di full arch con fissazione esterne, e mai fare l'appoggio osseo. Sempre avere comunque nella mia progettazione implantare, mantenere dei margini di sicurezza, ovviamente non vado ad appoggiare l'apice dell'impianto sul nervo, ok? Mi manterrò un pochettino più sopra. Può essere utile quando è possibile comunque una verifica intrachirurgica. Gli impianti conici vanno meglio degli impianti cilindrici. Quando si apre un lembo, quando voglio andare a controllare meglio la mia profondità di inserimento implantare, quando ho necessità, perché ho un dubbio, perché non lo so, e mai, ovviamente, non aprirò mai un lembo quando vado a fare una dima d'appoggio mucoso, questa è una banalità. Il full digital workflow funziona bene per gli edenturismi parziali, non per quello tutto totale, in cui è ancora meglio passare attraverso una scannerizzazione all'impronta con degli scanner da laboratorio. Non ci sono differenze nel successo implantare a lungo termine e ho un minor complicanze, minor numero di complicanze e minor discomfort post-operatorio per i miei pazienti. Quindi fondamentalmente questo è il riassunto e questo è quello che ci dice la letteratura, il riassunto che fa la letteratura in questa review in cui ci dice che la chirurgia guidata minimizza i problemi, ci permette di essere più precisi, di rispettare un progetto anche protesico in maniera più attenta, però ci avvisa anche che, come del resto aggiungo io, quando noi lavoriamo in analogico, quindi facciamo una chirurgia guidata completamente in analogico, dobbiamo stare attenti a non sbagliare i passaggi. Quindi tutti i passaggi dall'acquisizione della combina fino alla produzione della dima devono essere effettuati in maniera rigorosa se voglio mantenere l'accuratezza del mio progetto implantare iniziale. E ovviamente questa procedura richiede una certa curva di apprendimento, che però questa curva di apprendimento, essendo molto legata all'uso di software, quindi di computer, è sicuramente meno importante, meno lunga nei giovani colleghi. E come suggerisce quest'ultimo articolo, in cui sono stati presi dei giovani colleghi con poca pratica sulla chirurgia implantare, e si è visto che se questi colleghi, quando operavano con la chirurgia guidata, riuscivano a rispettare molto meglio il progetto preimplantare rispetto alla chirurgia a mano libera.
Quindi forse per i giovani può essere una buona alternativa anche per iniziare, ma non per iniziare più velocemente passando alcuni passaggi fondamentali come la chirurgia plantare, la gestione dei tessuti, ovviamente, però può essere sicuramente un aiuto. Vediamo qui, vi ho messo qua giusto per non fare tutto, tutta teoria, un ultimo caso di una paziente e vi ho messo con un edentulismo inferiore, con alcuni denti e radici ormai senza nessuna speranza di essere recuperate, questa situazione clinica introrale, questa è la visione occlusale. La combine e vedete in azzurro il file STL che viene sovrapposto al, scusate, in violetto il file STL che viene sovrapposto al file DICOM della, della nostra paziente e al di sopra in azzurro vedete la dima costruita. Qua era un caso, vi ho messo a posto questo, c'è cioè un caso di chirurgia post-estrattiva, almeno in tre impianti, quindi vedete, scusate, 1, 2, 3. Questo triangolino, questo rettangolo rosso è il margine di sicurezza che vi ho detto, vi ho citato più volte in questa presentazione e vedete in questo caso il software diventa rosso il rettangolo perché rileva una collisione tra i due impianti, ma una collisione del margine di sicurezza, non degli impianti. Quindi sono tre post-estrattivi, uno non post-estrattivo per uno non for, quindi il caso diciamo peggiore che possiamo avere per farla guidata. In questo caso vedete in nero le avulsioni fatte in maniera virtuale. Questa è la dima, abbiamo un appoggio misto, mucoso per la maggior parte, ho lasciato l'ultimo molare in basso a destra per avere un appoggio dentale sia posteriore che anteriore, in cui un appoggio sui due incisivi centrali, le cui estrazioni verranno fatte a termine di intervento, vedete qua, li ho tenuti in, per avere un appoggio dentale, quindi devo anche stare attento a queste strategie, pensare prima di agire, prima di prendere la leva, e poi vengono effettuate le osteotomie senza aprire il lembo attraverso la dima. E questi sono gli impianti inseriti con il MUA una volta effettuata anche l'estrazione dei due incisivi centrali. Questa è la radiografia appena inseriti gli impianti e la protesi provvisoria avvitata direttamente in bocca. Alla rimozione dei punti e il sorriso della paziente. Io vi ringrazio.